adesso ad una startup ed è una startup non vorrei dire né semplice né originale né, ma molto sentita, insomma, deriva da questo. Si chiama Spillo, ce ne parla Roberto Carbonaro e mi fa strano che sia il microfono in là, che sia un uomo a presentare. Il portatacco. Dicevo prima durante la presentazione del progetto, e in realtà noi abbiamo visto nel tempo che la storia delle invenzioni, no, ci mette davanti a dei casi di successo che nascono di fronte a dei bisogni reali. Per cui che poi alla fine noi abbiamo puntato a un prodotto commerciale, perché poi in realtà il giudice unico e insindacabile è il mercato, quindi quando una cosa funziona possiamo inventare quello che vogliamo, però abbiamo bisogno del mercato che ci dia la risposta. Noi abbiamo ascoltato per caso, noi ci occupiamo di efficientamento energetico, ma per caso ascoltammo delle ragazze che appunto si lamentavano che le scarpe si rovinavano. Alla prima volta che esci. Vero. Per cui da renderle quasi inutilizzabile nelle volte successive. Allora, perché non fare qualcosa che potesse in qualche modo risolvere o alleviare questo problema? E facendo una semplice indagine di mercato attraverso operatori di settore, attraverso i negozi di accessori per calzature e attraverso il web che ci dà delle risposte, perché ci sono dei forum al femminile dove tra i vari consigli si parla anche di questo. E allora, se questo era il problema della signora Maria piuttosto che della signora Anna, ci siamo chiesti: ma chissà se è il problema di tante. E allora, siccome in Italia ci sono soltanto in Italia 20 milioni di donne, abbiamo pensato forse ci sono i numeri per divertirci. Per cui da una serie di prototipi di materiali utilizzati siamo arrivati ad un prodotto definitivo che da qualche mese è sul mercato e già da questi mesi ci sta dando enormi soddisfazioni in termini di numeri e in termini di vendite. Ce lo dice il fatto che molti negozi riassortiscono e anche chi compra attraverso gli e-commerce, quindi attraverso i canali come Amazon o anche il nostro sito di riferimento, ricompra. Per cui vuol dire che lo provano, vuol dire che funziona e questo ci dà soddisfazione. Spillo per noi rappresenta comunque un figlio importante, perché ci ha dato la possibilità di entrare in un settore che noi non conoscevamo, quello della sliveratura, dello sleeve, questo materiale che si termoretrae e che è affascinante e che viene utilizzato nel settore del packaging. Quindi di qua l'idea di creare una società, una startup, e abbiamo chiesto dei finanziamenti per poter fare un'azienda che si occuperà di sliveratura conto terzi di packaging in generale. Allora, io ho delle curiosità, sì. Ovviamente. Essendo donna, utilizzando i tacchi, sì. Come è fatto? Perché ogni scarpa ha, diciamo, la sua linea, la sua esatto. Storia, e eccetera. Difatti, quindi deve essere trasparente, perché non deve nascondere quello che è lo stile della scarpa. Sì. Dovrebbe ovviamente essere della misura, della forma, eccetera, esatto. Eccetera. E quindi come funziona? Okay. Allora, il problema era proprio questo: trovare una soluzione che potesse soddisfare tre bisogni: proteggere, non alterare l'estetica della scarpa, ecco. e adattarsi ad ogni forma di tacco. Per cui ecco perché la scelta dell'utilizzo di questo materiale termoretraibile, per cui il paratacco si presenta come un cilindretto in sleeve che viene inserito sul tacco e col phon, quindi un oggetto che abbiamo tutti in casa, attraverso la propagazione del calore questo paratacco si modella perfettamente ad ogni scarpa. Forma di tacco, cioè abbiamo portato in casa quello che è il fenomeno della termoretrazione che avviene ovviamente a livello industriale. Fantastico. In casa.
Noi abbiamo, certamente non può sparire del tutto sulla scarpa, però l'alternativa sarebbe rovinarsi la scarpa. Se noi sappiamo di andare sicuramente in un posto dove la scarpa si danneggia, tipo queste ville dove oggi si fanno i matrimoni, dove avvengono gli eventi, io la scarpa me la guardo. E per cui può funzionare. Abbiamo addirittura noi una presunzione, forse anche grande, una volta che si sarà affermato trasparente e nero, puntiamo addirittura a farlo diventare un accessorio moda, perché siccome questo è un prodotto che può andare dalla ragazzina alla signora, alla signora, insomma, possiamo pensare anche che potrebbe anche essere un modo per decorare la scarpa e dare alla scarpa un tocco di colore. Lo immaginiamo colorato, lo immaginiamo glitterato, che sicuramente potrebbe attecchire su un pubblico di teenager, di ragazzine e adolescenti. Per cui il progetto è ambizioso, come lo è quello della slivellatura per contenitori conto terzi per aziende. Ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare l'anno prossimo di nuovo qui a presentare l'evoluzione di questo spillo, che anche per noi è stata una curiosità, perché a volte si inizia una sorpresa, perché si inizia per sfizio, per gioco. Per me è iniziato come gioco, magari poi, anche come una scommessa, chissà se ce la faccio. Il problema, quante volte ci siamo detti, guardando un oggetto ci siamo detti: ah, però ci potevo pensare io. Vero. Questa volta ci abbiamo pensato noi. Complimenti. E speriamo che questo è l'inizio di una lunga strada di successo.